Oddio, c'è una roba che si muove. Che schifo. E se questo video dovesse arrivare a 20.000 mi piace, facciamo una live in questa settimana in cui io utilizzo degli oggetti e voi dalla live dovete provare a indovinare che oggetto stiamo zoomando. E il primo che indovina vince la sub sul canale. Tipo questa roba qua, ragazzi, che cos'è secondo voi? Amici miei, benvenuti su un nuovissimo video. Oggi siamo qui nel video del microscopio, perché settimana scorsa l'avevamo comprato su Wish, abbiamo fatto l'unboxing, la recensione, avevamo visto le prime cose. Oggi siamo qui perché volevo copiare un po' Brazzo. Questa è la serie di Brazzo che tra l'altro aveva fatto qualche anno fa, però non so se sia lo stesso microscopio. Credo che sia simile, il formato del microscopio è diverso. Non so se abbia la stessa potenza di zoom di quello di Brazzo, non lo so, lo andremo a confermare oggi e capiremo se questo sarà l'ultimo video oppure no. E detto questo, lasciate un mi piace, perché altrimenti domani morirete tutti quanti e non riuscirete a passare nessun esame, nessuna verifica, niente di tutto questo. E tra l'altro, ragazzi, oggi è lunedì e quindi, come ben sapete, il lunedì le offerte su MyProtein cambiano. Ad esempio, questa settimana, se vi servono prodotti per la palestra e non, avete il 2x1 su questa lista qui senza codice, quindi ne comprate due e ne pagate uno. Oppure su tutto il resto avete, vi faccio vedere, questo è il mio carrello di prova, avete il 40% di sconto su tutti i prodotti del sito, che siano proteine, burri di noci, burri di mandorle, burri di arachide, la carne, eccetera, sulla frutta secca come ad esempio le noci, le mandorle, eccetera eccetera eccetera. 40% di sconto è tanta roba. Vi ricordo di usare il codice sgarra nel sito per avere conto sempre su tutti i prodotti. Vi ricordo che le offerte tutte le settimane cambiano, ma questa è un'ottima settimana per coppare. Detto questo, allora, questo microscopio, ragazzi, l'avevamo comprato su Wish a 50 euro, un prezzo onesto devo dire. È arrivato in 2 mesi e funziona. Abbiamo, come al solito, come avevate visto l'altra volta, lo schermino, che tra l'altro noi non useremo adesso perché attacchiamo direttamente il microscopio al computer tramite la comodissima presa USB. Allora, oggi abbiamo un po' di frutta, ma soprattutto una cosa che vi farà un po' vomitare, ve lo dico, che vedremo alla fine. Si tratta del mio spazzolino da denti e me li sono appena lavati, e lo spazzolino in teoria dovrebbe contenere tutte le schifezze che abbiamo tipo la bocca, ok? Detto questo, iniziamo. Partiamo dalla frutta però. Allora, in questa scena vedete il microscopio che funziona, raga, è una figata. Questo che vedete adesso dovrebbe essere tipo il metallo della base. Credo che sia un 2500 PR, ok? Però non ne sono sicuro. Allora, questo è un qualsiasi limone che potete trovare al supermercato. Non c'è nulla di particolare, l'ho solo tagliato a metà e per vedere che cosa si c'era all'interno. Mettiamolo sotto il microscopio. Oddio! Ma che è sto sbocco? Allora, questa dovrebbe essere, diciamo, la parte della polpa. Tra l'altro noto dei peletti e tipo delle cose questo è tipo una ragnatela di un ragno. E questo è l'interno, la parte interna del limone. Proviamo a zoomare e entrare dentro. Oddio! Questa è la parte centrale del limone, praticamente dove si propaga poi, diciamo, la polpa, no? La parte centrale, questa parte qui. Tipo una specie di mega ragnatela. Che storia. Da questo momento in poi, ragazzi, non mangerò più la pellicina del mandarino, del clementino, eccetera, perché semplicemente sono ragnatele. Ma qua vedo anche una robina nera. C'è un buco. Sembra una mega fregola. Allora, proviamo a salire. Con un pelo. Ma cos'è sta roba? Ma è un che cos'è questa roba, raga? Zoomiamo. Una roba nera! Ma che cos'è? Provate a scriverlo nei commenti, ma... Comunque, ragazzi, è qualcosa di strabiliante questa roba qua. Ah, questa è la scorza, perché praticamente la mia ragazza che fa? Prende il limone e ci taglia la scorza, e lo usa molto nelle ricette. Quindi praticamente la parte sotto, diciamo la buccia, è questa roba qua, tipo un cratere della luna. Guardate che roba, poi sono delle macchie nere che non so cosa siano. Allora, il secondo coso che voglio controllare è il fico. Un figo, questo è tipo fiorone, lo chiamano in Puglia, questo qua scuro. Allora, diciamo questa è la parte esterna del fico, perché potrei aprirlo però effettivamente. E poi ci dovrebbe essere tipo il culo, che è questo. No, raga, è qualcosa di allucinante. Questo è il culo del fico, cioè la parte, diciamo, bassa del fico. Questa è la parte, diciamo, che poi è attaccata al ramo. Quindi credo che tipo questa parte qua alta sia una specie di pezzettino di ramo. Apriamo il fico. Allora, questo è un fico. Quindi vediamo cosa c'è all'interno del fico.
No, no, vabbè, però, raga, però se facciamo così, raga, se questo è il mood, non mangiamo più niente, però, eh. Non credo di mangiare più fichi in vita mia. Sembra tipo vomito, c'è un coso qui. Raga, ma son budella. No, 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 sta roba è vomito. No, sta roba è letteralmente vomito fatto. No, no, vabbè. No, non lo posso accettare. No, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. No, 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 mi viene da vomitare, mi viene da vomitare. Ma procediamo. Allora, ho preso del caffè. Ho lasciato, diciamo, il fondo del caffè per vedere cosa si vede all'interno. Fa paura questa roba del caffè perché è marrone, marronicchio, fa schifo. Procediamo, vediamo, mettiamolo sotto. Non riusciamo a vedere niente di particolare. Dovremmo, magari, eventualmente in un prossimo video prendere la cialda del caffè, aprirla e vedere che cosa c'è all'interno. Prossimo oggetto. Allora, ho raccolto per voi una foglia di basilico di Milano. Questo è il famoso basilico di Milano. Assorbe lo smog, i piccioni, le fatture e tutto quanto. Proviamo a metterlo sotto al microscopio. Allora, questo è il basilico che cresce sul mio balcone, con il quale ogni tanto ci mettiamo e facciamo il pesto. Allora, intanto posso notare delle macchioline nere. Qua vedo delle macchie scure, delle macchie nere. E questi piccolissimi tipo batteri, questi tipo puntini neri che non so che cosa siano. Non so se è una roba propria del basilico, ma non credo. Notiamo qualcosa di strano. Vedete, ci sono questa specie di puntini neri. E comunque non mi sembra una foglia di basilico sana, ragazzi, questa qua, eh. Oddio, c'è una roba che si muove. Che schifo, che schifo, lo vedete? No, no, che vomito. È un acaro. Oddio, che schifo. Oddio, no, 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 vomito, rischio di... No, 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 no. Non posso più prendere in... Ah! Ma è un ragno! No, raga, rischio... No, no, non mangerò più pesto! L'avete visto? Si è visto? Regia? No, raga, no, 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 rischio di vomitare! Dov'è finita sta cosa? Che schifo! E se fossero queste robe qui nere, le uova, tipo, di sto essere qua? Abbiamo scoperto cosa... Eccolo qua, trovato, trovato, trovato! Trovato, sta fuggendo, sta fuggendo, sta fuggendo! Vado a ribeccare, mo, che è riscappato? No! Vuole fuggire! Lo vedete? Sta fuggendo! È andato sotto! No! È andato sotto! Che schifo! Non mangerò più pesto. Passiamo direttamente all'aglio, ragazzi, che qua... Allora, questo è l'aglio. L'aglio uccide tutto, è un disinfettante, quindi non credo che ci siano dei batteri sopra il nostro amato aglio, che è buonissimo, ragazzi. Io lo mangio anche crudo ogni tanto, Allora, nulla da segnalare. L'aglio è... Cioè, è l'aglio. E tra l'altro c'è troppa luminosità, non riesco a vederlo. Questo è l'aglio. Nulla di particolare. Vedo tipo delle robe liquide, tipo in questa parte qui, vedete qua. Tipo sono delle parti liquide. Allora, ragazzi, siccome ormai il mood è quello del vomito, allora ho preso il mio spazzolino che sto adoperando da 2 mesi, ormai da buttare, ovviamente non ha più il potere, però vedo tante robe verdi, tante cose rotte, tanta tipo roba incastrata e il calcare. Partiamo dal calcare, quindi dalla parte questa qua bianca dell'impugnatura. Allora, vediamo un po'. Allora, questo è come si presenta il mio spazzolino. Questo dovrebbe essere tipo, credo, il calcare, oppure pelle morta che si incolla all'impugnatura. Questa è tipo tutta roba gialla, non so perché sia giallo. Questa è robetta gialla, proviamo a cambiare spot, andiamo verso il basso, qua è quello della Conad. E il... Ok. Ma no, no, vabbè, raga, no, 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 raga, no, cos'è, catarro? No, vabbè, che schifo, che... No, 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 mo mi... No, vabbè, che schifo! Andiamo avanti, questo è il back, diciamo, il back del mio spazzolino. Proviamo a girare, non c'è niente di particolare, vediamo nel back... Il back è sempre già... No, ragazzi, sai, le croste. Se siete deboli di cuore, ve lo dico, fermatevi. E questa è la motivazione per il quale gli spazzolini li dovete cambiare. Guardate cosa c'è dentro il mio spazzolino di 2 mesi. Questo è, diciamo, lo spazzolino, all'interno del quale vedete tipo le setoline, no? Quindi tipo i vari pezzettini di plastica, tipo. È fatto così il mio spazzolino. Blu, bianco, un po' spezzone. E questa è la base. Allora, io credevo che la Andrea si fermasse, diciamo, sulle setoline. Invece la merda dove rimane? Questo è quello che c'è sotto, cioè praticamente nei miei denti, che poi rimane. Credo che sia roba dei denti, credo, tipo... Oddio, o è calcare? Potrebbe essere effettivamente calcare, perché poi, come vedete, lo spazzolino tipo tende a tipo il calcare credo che tenda a mangiarsi poi la plastica. Vedete che tipo è bucherellato all'interno? No, vabbè, che vomito.
Ma è formaggio. No, vabbè. Raga, ma c'è del formaggio. Cos'è questa roba gialla? Credo che siano le placche tipo dei denti che poi si staccano e vanno a finire alla base dello spazzolino, credo. Non vorrei dire una stronzata. Che vomito, raga. Che vomito di video, oh mio Dio. Cioè, che schifo. Io, allora, da questo video abbiamo capito che io non mangerò più frutta e verdura. Vado a di dire basta frutta e verdura perché sono gli insetti sopra. Che schifo, basta. Io mangiavo solo frutta e verdura e sono stato mentito. Mi hanno mentito tutto questo tempo. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti della roba che abbiamo visto. E magari consigliate altri oggetti da vedere. Ma vi ricordo che la serie originale è quella di Brazzo, che trovate qua nella playlist che vi lascio qui o qui, da qualche parte comparirà. E vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanella per trasformare i prossimi video in una chiesa. Cioè, non... vabbè. E noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!